Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qua per presentarvi le buonissime birre artigianali del birrificio Castel del Monte. Una frizzante e giovane idea maturata ad un'allegra compagnia in una fredda serata d'inverno oggi è realtà. Determinazione, entusiasmo e costanza sono stati gli ingredienti sapientemente miscelati da ciascun membro. I soci animati da nobili sentimenti dichiarano: il birrificio artigianale Castel del Monte è un progetto che vuole valorizzare personalità, qualità, attitudini e competenze di giovani che vivono nel territorio pugliese e inoltre un'occasione di crescita e un modo per creare nuove opportunità di lavoro. Più precisamente, questa azienda mi ha inviato 4 bottiglie da 33 cl di 4 tipi della loro birra. E troviamo la birra Weisberg. È una birra in stile tedesco, nel quale è previsto, oltre all'utilizzo del malto d'orzo, anche del malto di frumento. Quest'ultimo ingrediente conferisce alla birra un aspetto lattiginoso sovrastato da un ampio cappello di schiuma bianchissima. Le note naturalmente acidule sono subito accompagnate dalla dolcezza della birra e ciò che spicca al gusto è senz'altro il gusto di cereale e le note di banana sprigionate dal lievito. Poi abbiamo una bottiglia di birra Costanza d'Aragona. Questa birra nasce nella Murgia Barese e si propone come birra per veri intenditori. È di grande bevibilità e il colore è ambrato con schiuma persistente. Nell'aroma prevalgono sentori fruttati che sfumano lasciando un retrogusto amarognolo e secco. Questa birra non è pastorizzata. La fermentazione avviene con lieviti lasciati a lavorare nelle condizioni climatiche ottimali e successivamente viene rifermentata in bottiglia per ottenere un gusto unico che matura nel tempo. Questa ambrata, ispirata alla prima moglie di Federico II, è una birra perfetta per sollevare l'animo. Dopodiché troviamo la birra San Berley Bio, ispirata alle Ale Berge. Questa birra si caratterizza per il gusto delicato e fragrante e per i riflessi di colore chiaro. Il suo grado alcolico è basso, risulta leggera ed il suo gusto è dominato da profumi di buccia d'arancio e coriandolo. Non è pastorizzata e non è filtrata. Questa è la versione bianca, mentre questa è la versione bionda. Birra di bandiera del birrificio Castel del Monte, prodotta con il nome del grano Senatore Cappelli. Questa birra si caratterizza per l'aspetto giallo chiaro con riflessi brillanti, per la persistenza della schiuma fruttata ottenuto dalla luppolatura a dry hopping, bouquet tipico di luppoli americani. Anche questa birra non è pastorizzata. La fermentazione, come la precedente, avviene con lieviti lasciati a lavorare nelle giuste condizioni climatiche e successivamente viene rifermentata in bottiglia, tale da ottenere una gasatura stabile e duratura nel tempo. E queste sono le 4 bottiglie di birra artigianale che mi ha gentilmente inviato il birrificio Castel del Monte. Ringrazio ancora l'azienda con la quale sono stata veramente felice di collaborare e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!
We'll be right back.